je continue à lire. Io continuo a leggere. L'explication de ça. Dove Sri Aurobindo spiega il suo yoga et ce qu'il veut qu'il soit e che cosa réalisé. Vuole che noi realizziamo. Alors, quand je l'ai lu, dopo la lettura, ieri sera gli ho detto, ma come speri che sia possibile fare una cosa del genere qui dentro? Allora lui mi ha risposto, no, non si tratta di questo. Bisogna per adesso imparare a resistere. Ne riparleremo, mi ha detto, ne riparleremo fra 200 o 300 anni. Mi ha detto, bisogna imparare a resistere. Allora, impareremo a resistere. Ecco perché ti ho dato la capacità di resistenza integrale. È il suo messaggio. Possiamo resistere solo a patto di essere assolutamente indifferenti. È di un'evidenza lampante. Bisogna essere così, gesto come un mare perfettamente calmo. Perché c'è una condizione in cui uno ha di conto l'impressione che quello stato possa durare per sempre. Niente ha importanza. È dura. Distende le braccia all'infinito. È stato qualcosa che ho provato tante volte. E lì senti davvero che, ma devi provarlo non nella testa. Nella testa puoi provarlo con grande facilità, ma qui, vale a dire dentro, quando il corpo entra in uno stato del genere, non c'è più niente che gli sia gradevole o sgradevole. Non prova più nessun piacere, né ripugnanza, nessun malessere, niente. È in uno stato, un gesto di mare calmo. Molto interessante. Spessissimo mi succede al balcone perché sono concentrata su sulla luce che scende. Allora molto spesso il corpo diventa così. Bene, dobbiamo metterci al lavoro.